Salve a tutti, sono Furio 2007 e oggi parliamo di un SCP più particolare. E mi piace un pochino, devo essere sincero, cioè è particolare. Elemento SCP-1171. Classe dell'oggetto Euclid. Procedure speciali di contenimento. SCP-1171 è attualmente occupato dal dottor, censurato, che ha stabilito una falsa identità come scrittore tecnico. Un alto muro è stato eretto intorno al cortile e tutte le finestre anomale visibili dalla parte anteriore della casa sono state dotate di persiane. Per motivi di sicurezza, diversi agenti si sono trasferiti sotto le spoglie degli inquilini. Descrizione: SCP-1171 è una casa a due piani a, censurato, Queensland, Australia. È stato costruito nel 1958 ed è stato di proprietà di diverse famiglie, la maggior parte delle quali non ha riportato attività insolite. Le proprietà anomale dell'SCP-1171 si manifestano su varie finestre della casa, indipendentemente dall'umidità relativa. Uno strato di condensa si forma continuamente sui vetri delle finestre. La fonte di questa umidità è ancora sconosciuta. Un'entità con la presente denominata SCP-1171-1 comunica scrivendo nella condensa, come se stesse eseguendo, se stesse usando insomma, un appendice lungo la superficie della finestra. Non sono state scoperte tracce biologiche sulle finestre che possono essere attribuite all'SCP-1171-1. La comunicazione ha doppio senso. Essere realizzata scrivendo indietro. SCP-1171-1 è apparentemente un abitante di un altro mondo che si fa chiamare Beauremont. Afferma di non essere umano ed è attivamente ostile all'umanità. Crede che il dottor censurato sia un'entità simile a se stesso, a lui, insomma. Si prega di vedere i registri delle interviste da vabbè, quelle lì. L'ultimo proprietario, John Wertham, non so come si dice il nome, mi scuso, si lamentò dei fantasmi, spingendo le autorità civili e infine gli agenti della fondazione. A seguito delle indagini, la casa fu acquistata attraverso un'organizzazione di facciata e i ricordi del signor Wertham cambiarono, ovviamente tramite gli amnestici e tutte queste cose. Registro interviste SCP-1171-13. Scimmia a base di carbonio, tornate a casa. Qualcuno? Mi chiamo dottor... Censurato. Piacere di conoscerti. Sono Beauremont. Dove sei? Nel mio soggiorno. Dove sei? In un altro soggiorno. Questo è pulito. Come stai facendo questo? Non lo so. Pensavo che lo stavi facendo. Bello avere qualcuno di intelligente con cui parlare. Viene visualizzato un ovale con 5 punti e una linea curva. 2 punti erano sotto la linea, uno sopra di esso, due a sinistra. Si valuta che questa è la versione di SCP-1171-1, una faccina sorridente. Non c'è nessun altro lì? Ah, per lo più solo un gruppo di gameti e amanti del carbonio. Non sopporto quasi nessuna di queste cavolate, diciamo, non c'è scritto quello, politicamente corrette. Gameti? Sai, gli umani, non li hai lì? No, parlami degli umani. Oh, sono i peggiori, voglio dire. Non sbagliarmi, non sono razzista o altro. Alcuni dei miei migliori amici sono umani, ma se sono buoni come noi, perché hanno bisogno di pelle? Ho ragione? Suppongo di sì. Mi diresti che aspetto hai? Ho abbastanza nella media. 7 VTC alti, carapace marrone, bioluminescenza verde. Occhi azzurri. Lo stesso.
Registro interviste 1171-1-6. Doc, ci sei? Sono ora. Come stai, Beromont? Sono stato meglio. Ho perso una promozione per colpa di un dannato primate. Mi dispiace sentirlo. Va tutto bene, fa solo male. So di essere migliore di qualsiasi sacco di protoplasma che succhia aria. Lavoro sodo, sai? Lo so. Entrano, prendono il nostro lavoro. Dico, Doc, uno di questi giorni ci spingeranno troppo oltre. Non che sto dicendo che dovremmo diventare violenti, ma questo è il risultato naturale se le cose vanno avanti in questo modo. Spero che non si arrivi a questo. Oh, certo, nessuno lo fa, voglio dire, non possono fare a meno di essere quello che sono, ma continuano ad entrare, voglio dire. Non mi dispiace averne alcuni come vicini, purché si di dispiacciono che si facciano i cavoli loro. Ma vuoi che il tuo sponsibile. Questo non me ne ero accorto che c'era, mi scuso. Comunque, se ne sposi uno? Suppongo di no. Doc, ci. Ah, scusate, aspetta. Interview log SCP 1171 113. Doc, ci sei? È fuori, sto guardando la sua casa per lui. Sei? Mi chiamo John Doe. Io sono un essere umano. Oh, non sapevo Doc conosceva nessun essere umano. È un problema? No, no, no. Era ora che Doc avesse degli amici umani. Bello vedere che stai incontrando nuove persone. Sono contento di sentirlo. Verità è la spezia della vita. Questo è il mio motto. Come stai? La tua pelle è bella, flessibile, interni pieni di fluidi? Molto soddisfacente, grazie. Devo andare. Fai attenzione, John Doe. Buona fortuna. Una roba del genere. Interview log SCP-1171-1-14. Doc, dottore, sei lì? Sono qui, Beaumont. Sapevi che c'era un essere umano in casa tua? Sì, si è trasferito qui di recente. Beh, ho avuto alcune parole con lui. Era un po' impertinente, ma ho messo quel gameta al suo posto. Vedo, non ti ha dato troppi problemi. Niente che non riesco a gestire. Devi sapere come parlare con loro. Qui, devi sapere chi è il capo. Questo è il biglietto. Lo tengo a mente. Mi dispiace per la parola di prima, ma che non sapevo, che non avevo notato il fatto che questo articolo non l'avevo trovato la versione in italiano, quindi ho dovuto tradurlo. Con l'affare di che ti fa tradurre in automatico la pagina. E non traduce proprio tutto. Anche se solo dopo ho trovato la versione in italiano, però ormai avevo qui la roba, non pensavo ci fosse altro. Comunque direi che per questo video può anche essere tutto, noi ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!